Sono al termine di una giornata di campagna elettorale nelle Marche, dopo Ancona, Macerata e Fermo. Sono a San Benedetto del Tronto a incontrare le imprese balneari, ma voglio dedicare un pensiero di fine giornata a Gigino Di Maio, quell'analfabeta che infanga con la sua presenza il Ministero degli Esteri, incapace e ignorante com'è. Il suo sottosegretario Di Stefano, un'altra capra, direbbe Sgarbi, grillina, aveva solidarizzato con i libici del Libano perché pensa che a Beirut ci abitino i libici che stanno da un'altra parte. Oggi ha detto Di Maio: bisogna votare in Bielorussia. Ma tu, Di Maio, lo sai dove sta la Bielorussia? Ci può indicare sulla cartina geografica? Forse pensa che sia in Piemonte, vicino a Biella, questo autentico somaro. Di Maio, sì, la Bielorussia ci interessa, ma noi vogliamo votare in Italia. Vogliamo che ci sia democrazia e libertà. In questi ultimi 2 anni, 8 regioni sono passate dalla sinistra al centrodestra. Il 20 e il 21 di settembre altre regioni passeranno dalla sinistra al centrodestra. I grillini stanno scomparendo come meritano, sepolti dalla loro ignoranza, dalle bugie, dagli inganni che hanno disseminato per l'Italia. Vogliamo che si voti presto per le elezioni politiche per cacciare i somari come Di Maio e restituire l'Italia a un governo di centrodestra, amico delle famiglie, amico del territorio, amico delle imprese.